buonasera, Alessandro Sticozzi, TNV Radio. Mister, lei ha nell'era a tre punti, per quanto riguarda gli allenatori che allenano in Serie A, il record di giovani del Vivaio fatti esordire in prima squadra. Storicamente qui c'è sempre stato un grande vivaio, ma c'è anche stato quello che per alcuni era un problema: gran bei giovani venduti o mandati in giro per l'Italia troppo presto, e poi c'era il rimpianto, il problema di doverseli ricomprare. Quanti di questi giocatori che lei sta allevando e sta facendo esordire sono pronti a rimanere giocatori solo della Roma? Il giocatore giovane è un processo che inizia nel calcio di formazione, che dopo, quando arrivano a prima squadra, ci sono modi diversi di farlo. Noi, da quando siamo arrivati, abbiamo deciso qualche giocatore giovane a rimanere con la prima squadra, allenare con la prima squadra ogni giorno, a svilupparsi sempre con la prima squadra, e altri nelle sue squadre di formazione, però a venire a prima squadra praticamente ogni settimana. Dopo ci sono le opportunità che arrivano o non arrivano. Dopo esistono i giocatori, i genitori, i procuratori che accettano o non accettano un determinato tipo di percorso. Per esempio Bove è stato il pagano, il Pisili di oggi, è iniziato come loro, allenava con noi sempre, giocava con noi 2 minuti a Genoa, 5 minuti a Sassuolo, 3 minuti di là, seconda stagione di più, terza stagione di più, stabilità, nessun tipo di pressione, crescere senza nessun tipo di pressione. Ci sono giocatori, ci sono procuratori, ci sono genitori che, quando il figlio lavora con la prima squadra però non sta giocando, devono per forza andare via perché sono dei fenomeni e non possono aspettare. È tutto questa complessità. C'è anche la situazione nostra come club di financial fair play, perché quando tu non hai bisogno di soldi, tu invece di vendere, tu fai un prestito o tu vendi con un'opzione di ricompra. In questo tipo di situazione magari Vopato sarebbe qua, Missori sarebbe qua, però ci sono le necessità del club. Quello che noi stiamo facendo, io penso bene, tutti, club, struttura, direttore, dopo noi allenatore, è fare una situazione di equilibrio. Per esempio Tahirović era un giocatore del quale io era completamente, fra virgolette, innamorato come potenziale, ha dovuto andare. Però dopo ci sono opportunità che si aprono per altri giocatori. Dopo c'è una situazione qua che per me è diversa di tutti gli altri, che ho fatto esordire giocatori in praticamente tutti i club o in tutti i club. Però questi ragazzi qua sono romanisti, praticamente tutti loro. Io penso che solo João Costa è l'unico che è arrivato 2 anni fa o 3 anni fa del Brasile. Tutti gli altri sono ragazzi che andavano a Trigoria per l'autografo, che venivano qua a vedere la partita, e dopo questi ragazzi vivono la cosa con un'emozione diversa. Pisili segna nella curva e piange, arriva al spogliatoio e piange. Ho dovuto scappare io, se no piango anch'io. I ragazzi vivono questo non solo con quella cosa di io voglio diventare giocatore, io voglio fare soldi, io voglio cambiare la vita, tante volte anche la vita della famiglia. Questi ragazzi, io voglio essere giocatore della Roma. È una cosa bella. Oggi è stato il giorno di Manini esordio, secondo Luca sono 13, per me 13, 12, 14 mi dà uguale. Per me la cosa importante è aiutare i ragazzi a diventare giocatori della Roma, se possibile, se no della Roma, giocatori di altri club. Per esempio Faticanti oggi non è della Roma, è del Lecce, sarà sempre un... Eh?
Felix, Cremona, però sono sempre di casa, giocano in partita di primavera, era Pisil, era Missori là, 2 settimane fa era Volpato là, è tipo umbilicale la cosa, no? E a me piace molto questa situazione.